due distinti gruppi di ricerca, basandosi sui dati raccolti dall'Osservatorio per raggi X Chandra e altri telescopi, hanno scoperto che l'aumento di peso dei buchi neri di taglia extra-extra large è decisamente più veloce rispetto al tasso di nascita di nuove stelle nella galassia in cui risiedono. Questa evidenza rappresenta una sorpresa per gli scienziati che, dai dati raccolti finora sulla formazione stellare nelle galassie al cui centro troneggia un buco nero supermassiccio, cioè con una massa di milioni o miliardi di volte quella del Sole, avevano finora riscontrato come lo sviluppo di entrambi proseguisse appaiato. I nuovi studi hanno invece trovato che nelle galassie più grosse i relativi buchi neri sono ingrassati più velocemente rispetto a quelli ospitati in galassie più piccole. Ad esempio, si è trovato che per le galassie che contengono l'equivalente di 100 miliardi di masse solari in stelle, la velocità con cui cresce il buco nero centrale è 10 volte superiore rispetto a galassie che contengono 10 volte meno massa stellare. Il motivo per cui questo avviene è ancora misterioso, e per gli scienziati è fondamentale avere a disposizione un archivio di dati come il Chandra Deep Field South, la più profonda immagine del cielo in raggi X mai ottenuta, grazie alla quale si può risalire alla storia dei buchi neri esistiti miliardi e miliardi di anni fa.